Signore, i clienti che vanno e vengono. No, no, non sono solo rumori di oggetti o voci di persone. C'è anche dell'altro. Scusi, signore, ha intenzione di fermarsi? Quanti giorni? Dipende da oggi, stasera, stanotte. Ecco, domani dovrei vedere certe persone, almeno spero. Se non le vedo, non aspetto che ci starei a fare. Per carità, con suo comodo, appena lo sa, abbia la bontà di dircelo. No, ma sì, sì, perché poi tanta premura di saperlo. Saresti al completo? In questo momento preciso no, ma può essere che qualcuno venga. Non mi pare che facciano a pugni i clienti per venire qui. Questa camera, vede, non è stata più occupata dal 3 agosto e siamo al 26. Non badi, signore, al calendario. In questa stanza c'è stata gente fino a ieri l'altro, ma capita spesso, più spesso di quanto si creda, che nessuno si prenda la briga di aggiornare il calendario. 23, 24, 25... Stia attento adesso a non staccarne di più, a non andare troppo avanti. Sarebbe quasi peggio che restare indietro. Guai a chi va troppo avanti. Vada, vada pure. Se occorre qualcosa, non ha che da chiamare, il campanello è lì. Sì, sì. Ah, senta, è il telefono, che non lo vedo. Eccolo qua, eccolo. L'avranno posato qui per le pulizie. Funziona? Dovrebbe. No, no, sono io, volevo solo sentire se c'era la linea. Ecco, basta che chieda il numero al centralino. Dovrò fare diverse telefonate anche all'estero. Sì, sì, può darsi anche all'estero. Non vorrei però aspettare un secolo. Da noi non c'è molto lavoro di telefono, dipende dal nostro tipo di clientela. E poi questa è ancora una stagione morta, non ha visto la città. Un mezzo deserto, ormai tutti prendono le vacanze. Lei no? Per me, vede, è diverso. Io lavoro di più quando il personale è in ferie. E come mai? Lei non è del personale? Sì, ma a ventizio. Io sostituisco, data la stagione. Sono studente, ho ancora diversi esami da dare, allora cerco di guadagnare un po' in questo modo. Mi parevi uno strano inserviente. Ah, aspetta, ecco, prendi. Se non t'offendi. Grazie. Tu cosa credi che io sia pronto a fare qui? Te lo domandi, te lo immagini, pensi a incontri con donne. Se pensassi alle donne non avrei niente da chiedermi, sarebbe la solita storia. La solita storia, dici, eh? Sì, perché adesso vengono quasi tutti per appuntamenti con donne. Lei non mi pare proprio. Già, si vede, eh? E da che si vede? Mi scusi, signore, mi chiamano, permesso? Va pure. In fondo è proprio questione di donne, ma non di una sola, di tutte le donne. Specialmente quando la senti indispensabile non c'è quella che puoi afferrare, poiché l'amore è veramente la grande affermazione, si vuol essere. Si vuol contare attraverso l'amore, si vuol morire con valore, con clamore. Si vuol restare, insomma. Lei è al di là dell'Atlantico. Per due mesi lontana. E come aspettare tanto? E aspettare che cosa? In lei non c'è soltanto lei, ma tutta la mia vita passata. Certo, io so di lei più cose che lei non sappia di me. E lei l'ha venuta dal mare. E lei, due mesi. E poi, any moment, potrà tornare. Ma se tutto crolla, resta la prova. La prova o il fallimento. E allora, che cosa farò allora? I suicidi sono omicidi timidi, ma il coraggio...
Tutto sarà nell'averlo al momento buono. Pronto, vorrei Los Angeles, per favore. Vorrei all'apparecchio Constance Bennett, distretto sud 85491. Lì è sera tardi, anzi è notte, se c'è la persona risponde di sicuro. Sì, sì, non mi muovo. Aspetto, sì. Deve darmi una risposta. Io non posso solo aspettare passivamente. Devo anche forzare in un certo senso il destino. Affidarsi al caso, aspettare un segno o provocarlo. Per quanto irrazionale possa sembrare, getto anch'io la moneta. Homo ludens. E va bene, diciamo pure che mi metto alla prova. Del resto, vivere un giorno di più in questo modo non ha alcun senso per me. Ma tu, Cesare, confondi l'amore con il bisogno di compagnia che hai. E chi ti dice che l'amore non nasca da un imperioso bisogno di compagnia, che non sia uno stare insieme e basta? In questo modo nascerà senz'altro un surrogato dell'amore, non dico di no. Sì, come quei caffè che bevevamo durante la guerra. Del caffè non avevano che il colore e un'ombra di sapore, ma non avevano il veleno, non avevano la droga, la caffeina. E non ti facevano battere il cuore nemmeno se ne bevevi 10. E l'amore sarebbe il veleno, la droga. Innanzitutto, soprattutto quel che ti fa battere il cuore. E io non sarei fatto per questa droga. Chi l'ha detto? Io no. Sei tu che lo credi, lo temi e ti chiudi. Fuggi la gente e diventi scontroso al primo sapore di quel veleno. Sì, al principio lo gusti, ti piace, ma poi subito lo spinti. Sei un controsenso, Cesare. E perché, secondo te? Ma perché sei tenero, sei timido e ti nascondi dietro la tua presunzione. Sì, sì, certo, sono timido, sono anche tenero a volte. Vorresti che non fossi neanche presuntuoso. Hai paura di essere disprezzato da una donna, ecco. E non lo capisci. No, tu non lo capisci che se una ti ama, non ti disprezzerà mai. Mai, No, mai, mai se ti ama. Qualunque cosa tu sia, qualunque cosa tu dica o faccia. Senti, Alarmo, con l'americana eravamo a letto insieme in quell'albergo in montagna dove lei stava girando il film. A letto! Pareva che fosse amore. Io le parlavo dei miei progetti, della nostra vita insieme, e lei stava lì ad ascoltarmi con tutti gli occhi aperti a bere quello che dicevo. E a un tratto si è levata sui gomiti, si è alzata. Sei insopportabile, parli solo. E se n'è andata, è uscita nel corridoio. Si è infilata nella camera di faccia dove dormiva quell'attore. È andata da lui. Non mi disprezzava, dici, eh? Non voleva fare l'amore, e tu parlavi. Ma erano parole d'amore. Ma tu sei egoista. Tu sei egoista, vuoi amare a modo tuo, vuoi amare tu. In realtà non ti interessa di essere amato. Ma questo l'ha già detto Rilke. Oh, vedi, letteratura, Rilke. Letteratura anche quando fai l'amore. Ma è anche vita, anche amore. Rilke, l'hai citato tu senza accorgertene. Ma a Rilke piaceva amare, poter amare. Essere amato dopo un po' lo soffocava, lo annoiava. Però era lui che se ne andava. Con me se ne vanno loro. Non vogliono essere amate da me. Sì. E quanto? Sì, sì, naturalmente, sì. Avrò pazienza, sì, che ci vuol fare. Deve rispondere al mio richiamo, deve. Connie era tornata da te. No, era tornata per il premio mondano. Ma via, non essere meschino adesso, su, sei anche masochista. No, no, l'amore ha i suoi tempi, come la musica. È tornata per brillare un po' accanto al vincitore e poi ripartire per l'America. Con 123 voti, La luna e il falò di Cesare Pavese vince il premio Strega. Finalmente un vestito elegante che mi piace. Adesso sei contento? Io sì, chi ha perso forse no, ma si consolino i perdenti. I libri importanti non vincono premi. Sarei contento se sparissero le luci e la gente e tu fossi sola con me, se io fossi con te, capisci? E invece nessuna gioia supera la gioia del soffrire. E se tu anche adesso soffri, vuol dire che io sono come le luci, come la gente. Tu sei qui per le luci, per la gente, Connie. E così il mio tamburino qui nella testa batte forte, forte. E adesso anche il tamburino. Ma cos'è? Ossessione? Orgasmo? Batti cuore? Oppure è un dolore fisso nella testa? Un dolore vero? O è solo l'insonnia di sempre? E tu?
tutto questo, anche questo, ma mi batte nella testa proprio come un tamburino. Me lo sento adesso, ma soprattutto di notte, quando tento di assopirmi. Mi risucchia, mi batte nel cervello e il mondo mi crolla addosso. Mi riprendo al mattino, a denti stretti, esausto. Ma se un giorno non ce la faccio a riprendermi, tu ci sarai vicino. Ma scrivere, verrà con te. No, la pagina rimarrà bianca se tu non ci sarai ad aiutarmi.